Questo programma è offerto da Autonoleggio, PM Servizi, SRL. Affiliato Avis Budget Group presso Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Unipolsai Assicurazioni, Piazza Rotonda 6, Lamezia Terme. Agente generale, dottor Ferraro Vincenzo. Telefono 0968 44 8301 oppure 349 13 35 728. Di servizio esso Golden Café Drink and Food, arancini, calzoni, rosticceria, panini farciti, primi e secondi a richiesta e inoltre giornali, tabacchi, lottomatica. Viva la libertà! Golden Café, via Senatore Arturo Perugini, Lamezia Terme, telefono 0968 46 27 10. Il Parco Acquisti ai Pini è il centro su misura per te dove fare shopping e vivere un'esperienza piacevole e veloce. Da noi puoi trovare Bricoio, tutto per il fai da te. Bio Bottega, il tuo bio quotidiano. Io Sport, il più grande punto vendita IOMA del meridione. E ancora supermercato Conad, Majoral, Scodinzolando e tanti altri marchi per le tue esigenze quotidiane. Ci trovi tutti i giorni in via del Progresso 540 a Lamezia Terme. Specialmente penso del giorno, va lì, va. Dai due gusto, no? Dai due gusto. Che cosa? Dai due gusto. Albe, stai decisamente peggiorando. Che buono, a quell'età poi si peggiora, cioè, che fa? Poi è buono. Si migliora, dall'età di 16-17 anni fino a... a 61-62 anni, dopo i 62 anni si comincia a 63. Arretrare. Dopo i 62 anni si comincia un po' ieri avanti, assolutamente barrieto, no? Ma come tu dici si riferisce a Lucia Arbia, buongiorno, carissimi, aiuta con una cosa, sì. Non io aiuto niente, che io qua non ci capisco niente stamattina. Io chiesto se c'ho manco. Ma non ho capito l'ultima parola. Non ci capisco niente? Non ci capisco proprio niente oggi. Stamattina. Solo stamattina, sicuro. Che motiviamo, Ale? E come? Io sono, ne abbiamo 16. E che fate? Sentite c'è la televisione, mo. Amo ne vedo. Amo non aprire, E come a cavolo? Aspetta che ci ricomponiamo un po'. Sì, ci ricomponiamo, bello bene. Stamattina tengo una cosa. Stamattina c'ho una cosiddetta iorda. È vero. Quella buca si saluta. Carissimi. Quella buca si saluta. E che ne era? Non si vede, adesso si vede. C'è stato un bruciato, no? Vabbè. Che è? Quando ci dà senza impegna. Va bene. Allora, che facevo? Cominciamo tutto. Facciamo un pensiero, va. Facciamo un pensiero. Avete mangiato un bottone là, signor. De grazie, avete mangiato un bottone. Sì, ha mangiato un bottone. Come sta facendo tutto? E quelli che fanno uno si sente la televisione. E da verità,
Ma quale verità? E che cagno, si tiene, si deve, si sia all'altezza. Poi ci udici dopo la trasmissione che lo carino. Si sia all'altezza. Che cosa? Ma è una cosa. Ma non lo sapevo che eri in questa maniera. Ma è la verità che dico io, Torino. Dopo l'età si comincia. Non è la verità, è la tua verità. No, verità. Dopo l'età, ho detto. Vabbè. Salutiamo il mio amico Vincenzo Capomolla. Vincenzo Capomolla. Nostro affezionato. Nostro affezionato telespettatore. Telespettatore, vero. Allora, ma io scutegno cosa l'ha detto, vabbè, stamattina le mie piace. Stai calmo, rilassati. Lo possiamo dire lo stesso. Sì. Però va capito. Vabbè, cioè, c'era la mossa di Giorgio. Di vabbè. Vabbè, allora, buongiorno, oggi 16. 16 ottobre, sì. Ci stiamo avviando a lunghi passi. Passi verso i santi, i morti. I morti. E poi, novembre. Novembre è il mese, diciamo, che si avvicina a Natale. Vabbè, ha detto d'agosto questo, quindi novembre si va a dire. I panettoni ci sono sicuro. I panettoni ci sono un mese. Se nei supermercati sicuramente cominciano con i panettoni. Però e dico una cosa, no? È che differenza che passa quando sei piccolo e poi quando sei grande. Noi i panettoni, no, una volta era raro che vedevano per attaccare il panettone perché c'era crisi, Tony, come facevamo ad attaccare il panettone? E quando lo portava da casa papà che accattava, ma la vede pare che aveva un tesoro. Mo, no, io quest'anno non ho provato un pezzettino di panettone. E non hai avuto panettone? Come mai? Non mi piace più. Beh, in effetti c'erano dei panettoni. Ma è così, Tony, veramente. No, a me non poco, sai quale mi piace, pochissimo, o pandoro. Perché senza ovette, canditi cose. Va bene, allora, dopo questa full immersion, è vero, andiamo nel periodo natalizio, incominciamo a entrare nel vivo della rassegna stampa, è vero. Parlo tu, io, ma... No, è vero, con la so... con la solita, è vero. verve poetica del nostro Albino che reciterà, ma che dico reciterà, interpreterò o penso del giorno che è difficilissimo stamattina, Tony. Intanto di alla nostra, voglio dire, affezionata platea di telespettatori, che cosa fai in... Il mio, non mai scusate, deve in de... deve impre in pre, ha detto prima mai scusate, devi... debbo impre in pre, debbo in impretitare, impre, no? Ma perché me la spiaggi di liberare sti sciuoli da mattina mia che non vi fate ognuno i cazzi vostri, e che cagno, e mamma mia, visto che siete tutti qua, noi stiamo la mattina, ma lasciatemi stare, amica, ma se tu lei mi gusto io. Mi gustavo che Tonino andava avanti, dai, non aspettavamo. Voglio intrepidare il mio oforismo, che è difficile. Mi passa la culo, ma davvero, ma noi siamo attori, io e Tonino, un signor Tonino amatore, siamo attori. Attica, e non volevo suggerimenti. Lascia stare. Devi dire con buoni suggerimenti. Ma lascia stare, attore, attore sarai tu, io non sogno attore. Lasciaci stare. Devo fare l'attore, no? Tu sai, c'è Santo di Doro. Vai, vado. Allora, il forismo dice così, pensiamo del giorno. Il forismo. Dice così. Vi sono difetti, che saprendole... Sai com'è? Che sapendole... Che sapendolo ben adoperare. Come? Ben adoperare. Adoperare. No, dicevi su te. Invece non mi succede veramente. Adoperare. Ah? Adoperare. Ripeto, vi sono difetti che sapendole
ben adoperare. Mo ha detto buona. Fanno miglior figura della virtù. Delle virtù. Ed era difficile questo. E per me era difficile, Tony. Invece anzi hai saputo ingaggiare. Che portiere molto lì. Allora. E lo dice Francus della Roquefude. Della Roquefude. Della Forca Ulde. Della Forca. Della Forca Ulde. Come sarei? Ma che sono che le faccio? C'è 50 volte. Amore aiuto che sì. Senta, impara a dire una cosa. La Rocca Fugalbi. C'aveva con la ragione da l'ambugliare un naso, sa. François del Roche Foucault. François della Corsa Foucault. Andiamo alla chiesa ricorda. No, tu dico io quando andiamo alla chiesa. Ah. Andiamo, quando andiamo alla chiesa ricorda, tu ricordo io. Va bene. Va bene. Allora, saluto a François. Ciao. François, questo è vivo. È vivo. François, ha capito. Ti vogliamo bene. Ti raccomando, fai il pensiero del giorno. Uno meglio degli altri, ti raccomando, eh? Va bene, François. Dici bonjour, François. Bonjour, François. Francosu. Chi ha detto Francois? François si pronuncia. François, sì. Dici bonjour, François. Bonjour. Bonjour, François. Lo sta salutando, buongiorno. Se chi sono i video in streaming, sai com'è contento? Streaming. Perché uno dice, se ne vede su internet, su YouTube. Incrimine, è ben incriminato perché è un problema, ci sono delitti a destra e a manca, incrimine. Allora, si dice tecnicamente estremo, non è che a me mi piace. Tony, il giorno leggo le cose che scrivi tu, bellissime. Io vado su per il tuo profilo. Vado sopra il tuo profilo e leggo cose veramente bellissime. Grazie. La tua, come posso dire, il tuo. Ma come fate? Tu, e dopo mi mandi, che fai? Su Facebook però, eh? Sì, premi, commenta. Commenti. Premi commenta. E incomincio a scrivere. Poi. Via. E va pubblico. E vado sul profilo tuo, se no non li trovo. Certo. Ma perché non ti arrivano? Sì, tutto, ma tu stai udendo. Che mi arrivano. No, se no provvedo subito. No, ma arriveranno. Cazzo. Mi arriveranno la foto tua, tutto. Va bene. Vado allora, Tony, che cosa dici te? Siamo in attesa del nuovo pastore. Ci sono parecchie voci che si accavallano. Che tu ci pensi? Ma regà, dimmi. Che tu ci pensi? La mezza è una opera ci viveva. Ma mo no. Chi si accostava? Troppo, pare che una cosa troppo non c'è nessuno, guarda. Dove? Una cosa è a sto orario che vuoi che ci sia, vai. Sono le 9:30. Va bene, vai, dai. Vado, Tony. Dai. Vostra Eccellenza vi saluta. Uscio. No, Vostra Eccellenza che è il nostro vescovo. La chiesa ricorda. Santa Edivigge. È la prima volta. Edivigge. Che esordisci con una cosa giusta. Ti stanno brigando solo. No, perché Santa Edivigge. Santo Geraldo. Santo Geraldo Maiella. Maiella. Non c'è scritto Maiella. Ma questo è il cognome però Maiella. Poi Santa Margherita Martire Aloque Vergine. Usa lei che sono. Aloque Vergine. Alla coque, tu l'hai letta giustamente, letteralmente. Alla coque, angaggiata. Alla coque. Alla coque. Se avessi di dire alla coque. Tony, ma hai detto giusto questo? Santa Margherita. No. Maria. Sì, è puntata, non potevo sapere chi cazzo è. Si può dire tante cose, diciamo. Maria. Maria, Manuela, Margherita. Margherita già.
Ma tu l'uovo alla cocca non ti ha mangiato? Alla cocca? Non ho mai mangiato quando ero piccolino. Alla cocca? Alla cocca, eh? Si scrive in francese, alla cocca. Alla cocca vergine, alla cocca. Alla cocca? Tu non ti ha mangiato? E dopo sei dentro come si chiama? Torlo. Torrone. Torlo. 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 Torlo si chiama. Si chiama Torlo. Torlo si chiama. Prometto. Tra settimane faccio la torta, quelle che ho fatto la, ho detto la, diciamo, la ricetta, e te ne porto un bel pezzettino a te e a Giovanni, la mattina ve la mangiate. Qua? Sì. Ma prima o dopo la rassegna? No, potremmo mangiare pure durante la rassegna. Ne mangiamo prima. E se arrivano... no, ma è meglio quella rassegna. Così e se arriva no, no, ma la possiamo commentare. Una scarica di short come facciamo? No, no, la possiamo... No, short non è vero, ci metti l'uova fresca. Io non c'è un figlio che l'uova fresca cae e viene al supermercato. Ah, le, prendo private, le prendo private. Le prende private? Che costo 40 centesimi l'uno. Non con nero che tende non sia. Azzo. E piglio buono, no, no. E c'è una paglia rossa, che ne bellezza. C'è una palla rossa, ragazzi, bellissima. Vede qua, questo e non no si ha quando tu rapi, lo si ha che si rapre, va, diciamo, la palla per si come si dice, rimane si scioglie, rimane sempre la palla bella rotonda. Ma non da spirito vuole bella conosciuto, no? Vabbè. E ci scioglie il testo. Caro Danilo, facciamo una cosa, ne chiamiamo io e te. Guarda qua, da posso dire. No, mi ha messo che scusate, dato che dobbiamo, no, dobbiamo. No, 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 è giusto. Dobbiamo fare delle... Allora, Danilo, andiamo alle temperature. No, lascia ci tutte. Ce la stiamo un degaggi una. C'è il sole e Giove, c'è Giove. Tone, un tempo è un po' nuvolosetto. Uno? Nuvolosetto. Vai, il sole viene, vai e viene. Non è cavolo, tempo tanto, diciamo. Oh, ragazzi, oggi ne abbiamo 16, ottobre. Ringraziamo a Dio, dai. Non ci dobbiamo lamentare. Non ne va male, ma niente. E che cazzo? Non c'è scritto qua. Non c'è scritto. Dabus con gli realder, che legge, fugge dai social. Social, dai social. Pantaloni sporchi, poi raggiungo la giunta bruciniare. Camisa, oh, ma è bella sta camisa, Giovanni, non la poter regalare, sai? Che mo mi mette i pantaloni jeans. Tutto? Sì, jeans mo mi mette. Della Wrangler? Ma che è stato jeans e io, ma belle. Ma della Wrangler? È pesante, Tony, bello, perché non so io, pesante, da leggere. Che sono leggere, no? Io che devo leggere, no? Però. E che quando. Che di Giovanni invece è un po' più pesante, sta, ho io. Eh? È più pesante che di Giovanni. Giovanni, non lavora sto pantalone. Ti taglio di qua. Insomma. Alla coscia, lo denuncio e al polpaccio. Come si chiama questo, Daniele? Eh? Come si chiama questo? Polpaccio. Sì. Polpaccio è da dietro. Polpaccio, ok. Ma ti diamo, che sta combinando lui questa mattina, dai detto. Yeah. Albi, stai con l'occhio aperto. Chiedo scusa perché avevo detto. Buongiorno. Buongiorno. Avete visto? Avete visto? Buongiorno Torino. Buongiorno. Allora, ricordiamo dove ci troviamo innanzitutto. Siamo al mitico Garage Caffè, Bottega 89, qua sul Corso Nomistrano. Del nostro amico Antonio, che stamattina lo vediamo impegnato in prima persona, veramente in trincea a lavorare. Allora Donino, torniamo a brutto tempo. Ieri mattina c'è stato un altro momento di paura, possiamo dire, per l'esondazione del torrente Turrina, perciò è tornata la paura. Ma come sei di... Noi abbiamo raccolto un po' di documenti fotografici, diciamo che li stiamo già riproponendo, possiamo mandare? Li possiamo mandare, li mandi già? Sì, mentre ne parliamo, no? Ah, va bene. Mentre ne parliamo, ieri è stato un momento veramente disastroso per quanto riguarda le aziende
nel circondario di San Pietro Lamedino, provocando molti danni ai legamenti, diciamo, molte coltivazioni andate perse, disagi alla circolazione, autovetture, insomma è stata veramente una mattinata pessima, diciamo. Ma voglio dire, c'è stata una tragedia che praticamente ha fatto rumore in tutto il mondo, se così posso dire, cioè la morte di una mamma con i suoi due bambini. Ciao. È un evento tragico che ha colpito non solo i calabresi o gli italiani, ma viva Dio, alla luce di questa tragedia, praticamente la politica, passerelle, convegni, abbiamo visto in settimana, rabbia, scorsa. Insomma, è passata più di una settimana e si ripete e non hanno fatto nulla. Non sono andati immediatamente a monitorare, a controllare se ci sono degli interventi da fare nell'immediato, no. È bastata una pioggia normale, non un nubifragio, perché succedesse la fine del mondo nuovamente nell'area, nella zona. Proprio dove è successo il fatto, diciamo, l'altra settimana. Già in ginocchio, per il famoso nubifragio, ma dico, come cazzo dobbiamo fare? Come mi ha, con chi ne abbiamo, ma chi ci rivolgiamo? A chi ci rivolgiamo? Tony, anche in Ado Oliverio. Tony, ieri appunto, subito dopo che c'è stato, diciamo, quest'altro momento di pericolo, ho intervistato proprio Luigi Ruberto, che rientrava proprio dal fiume Turino, dove sono stati questi disastri, e subito dopo la rassegna stampa proporrò un'intervista proprio molto approfondita con immagine su quello che è successo ieri, e si parla anche di sorveglianti idraulici, che è un settore da riformare totalmente, nel senso che i sorveglianti idraulici ci sono pure, ma lavorano senza strumenti, non è. E questo Giovanni, ieri diceva Giovanni, la maestria di denunciare, nessuno denuncia, nessuno va alla procura della Repubblica a denunciare a nessuno, ognuno si guarda le cazzi su, a tutti su tranquilli, ognuno delega all'altro, ognuno pensa con annaggio, e tutto quanto rimane sempre, voglio dire, diciamo, allo stato. La regione ha fatto niente o quasi niente, non ha fatto niente. C'è una legge, cioè in moltissime regioni che sono meno fragili di noi, che hanno, voglio dire, un territorio che bene o male tiene, hanno creato la polizia idraulica. Da noi, che sarebbe, voglio dire, imprescindibile, importantissimo averla, non succede niente. Perché la responsabilità di chi è? Della politica, certamente, ma i sindacati dove cazzo siete? Fate ridere, siete una arzarata. Tony, noi come fiumi in Calabria non abbiamo fiumi, abbiamo pochi fiumi, ma molti torrenti che vengono poco sorvegliati o sorvegliati però senza attrezzatura. Ma la cosa che è pericolosa è che noi abbiamo molti canali di scolo per quanto riguarda irrigazione, tutte queste qua, che attualmente o precedentemente sono intasate, Tony. Perciò l'acqua non arriva come dovrebbe. Ma ci vuole una manutenzione continua. E questa è la prima cosa che dovevano fare subito dopo l'alluvione della settimana scorsa, è controllare questi grandi canaloni, che non sono stati controllati poi, Tony. Non sono stati mai così. Perché sono intasate da canne, da spazzatura, da tutto e di più. Non controlla niente nessuno. Se alla mezza non ci fosse stato, ripeto, Raffaello Conte con il suo intervento negli alvei, e durante tutto il tragitto eccetera di parecchi dei nostri torrenti, lui veramente ha consentito di mitigare, lo abbiamo detto e lo ribadiamo perché è giusto ribadirlo, ha mitigato eventuali danni importanti alla città, perché noi abbiamo i torrenti che ci tagliano, no? Cioè praticamente attraversano tutta la città, quindi e che stiamo parlando? Perché poi questa competenza non è dei comuni, no, il comune deve solo segnalare la provincia, perché all'inizio della regione, poi passa dalla provincia, diciamo che c'è, è questo che dice Umberto
all'intervista c'è uno scaricabarile su tutte le problematiche che riguardano i torrenti e i pochi fiumi che abbiamo. Intanto il comune interviene. Sì, no, no, ti sto dicendo, interviene, però deve segnalare. Io intervengo, spendo e poi tu. Sì, però c'è una cosa, il comune potrebbe anche intervenire, di solito interviene poco, quasi niente, interviene fino a, diciamo, dove è la zona comunale di competenza. Poi, Tore, se tu tagli dal comune e lasci tutte le canne o tutte le vie ostruite, diventa ancora più pericoloso. Ma dico, in Calabria ne potevamo arribellare solo noi, STT Television. Hai capito come l'ha provato? Cioè, STT Television, su 10 anni che ne parliamo, Giovanni. E nessuno ci... Vabbè. E voglio dire, se uno è stanco, poi uno si stanca anche mentalmente, perché dici sempre le stesse cose e qualcuno pensa che è una poesia che abbiamo imparato a memoria, no? E noi abbiamo avuto delle stragi qua, ricordatevi il fiume di Soverato, ricordatevi tante situazioni che ci sono state e che sono crollate anche dei ponti, non dimentichiamoci. Abbiamo avuto morti. Basta pure, dire questo. Passa il santo, passa lui e non se ne parla più. Giovanni, noi quello che possiamo fare, ne abbiamo parlato in questi giorni, per la verità ne abbiamo parlato prima, tante volte, prima che succedesse l'irreparabile, come abbiamo visto. Stamattina, come vedete, stiamo aprendo la nostra rassegna stampa parlando di dissesto idrogeologico, di allagamenti, di sorveglianza idraulica. Cioè tutti i temi che abbiamo toccato con molta puntualità, spesso anche in maniera approfondita, perché, ripeto, quando chiunque può venire qua a parlare con me, parliamo di sorveglianza idraulica, da quando è nata fino a oggi, e per chiarire un po' le idee, perché, ripeto, Mario Oliverio in tantissimi convegni, in tante occasioni, ha sempre parlato dell'importanza, no, della sorveglianza idraulica. Si pensava che da un momento all'altro potesse intervenire, potesse cambiare le cose, eccetera. Invece tutto è rimasto. Ma la cosa che mi fa specie è il comportamento dei sindacati. Il comportamento dei sindacati è un qualcosa che mi provoca una rabbia che non vi dico, perché ve l'ho detto, dato che c'è stata quella nuova riforma di Calabria Verde, praticamente in Calabria Verde è confluito di tutto e di più, su arrivate a 6.000 persone. Dove sono dei carrozzoni? Dove... Ma sono... non lo posso, voglio dire, considerare un carrozzone. Carrozzone, lo lascio dire agli altri. Tore, tu lo sai, ci sono, però un carrozzone, te lo dico subito, perché è vero quello che dici tu, che non bisogna considerarlo un carrozzone, perché dovrebbe avere tutta l'utilità chi lavora nell'interno. Purtroppo ci sono molte persone che sono state messe per raccomandazione. Vabbè, Giova, ho capito, ma detto questo, però ha una sua funzione Calabria Verde. Se ognuno si gratta il culo dalla mattina alla sera, ma sono i dirigenti, i capi che non gli fanno fare. Ho capito, ma la politica, tutti questi imbecilli, incapaci, che noi che stanno facendo passerelle e parlano delle elezioni, tutta sta idinsia, Lugo, parlano di elezione. Ma tu, Tore, hai dimenticato che la settimana scorsa è venuto un presidente, che è venuto il presidente della Camera? Del Senato, chiedo scusa. Una regione che è sempre in allertamento, non solo quel giorno. Io sui giornali non leggo nulla. La gente sta passeando su Pocorte, è tranquilla, come a Lamezia, come in tutta la Calabria. Sì, sì, sì. Ognuno pensa agli cazzi sua. Io caccata, io gridando, e stiamo gridando, questo affare, questo discorso qua non ci interessa né alle forze dell'ordine, non ci interessa alla magistratura, non ci interessa ai sindacati, non ci interessa a nessuno. E gridiamo. Poi aspettiamo un altro morto, monicani i palli tanti, con tutta quella chiacchiera e quelli chianti, quel pianto di coccodrillo e quell'atteggiamento contrito, no, a tre giro, no,
perché lo impone la parte, tutti quanti con la capovascia vanno a sti funerali, a sti lutti, hai capito? La verità è questa. Quel giorno del disastro ti ho detto, Tony, era tutta passerella, e tu mi hai risposto, è doveroso che vengono a fare il loro dovere. Ma finisce là, Tony. Non è capito, ma ce ne essere presente. Dopo la passerella, si alzano i manichi, come dicevo, si mettono a faticare. Ti rimane là la cosa. Tu pedallo, no, chi ne è? Consigliere regionale di Forza Italia. E non ho capito, voglio dire a questo signor Peda, che non so chi sia, né mi interessa saperlo. Dico, ti hanno dato spazio su Poco Quotidiano del Sud, il luogo, con questo articolo sulla sorveglianza idraulica, ma dove dove cazzo viene? Il Bolzano. O il San Benedetto del Tronto. Cioè, quanti anni ci sei, tuo consiglio regionale? Solo oggi ti accorgi che c'è un settore da riformare, che c'è un settore su cui puntare l'attenzione, perché all'interno ci sono specificità e professionalità. Non va mandato nessuno a sto orario, voglio dire, a quel paese là, dove ormai la popolazione c'è una grande affluenza, no? Se malassate ci stare, guardate qua, qua ripeto, se i calabresi non alziamo la cresta, se i calabresi non diciamo basta, non diciamo basta, guardate che lasciateci fottere, un biciangite, un bilamentati, evidentemente stavate buone, ma stavate buoni tutti, è inutile che poi venite qua, ne telefonate, agiti messaggi, venite qua personalmente, mo ne contate i patuti vostri, nessuno si ribella, nessuno si incazza, qua abbiamo, abbiamo una triti commissariale, che praticamente sta facendo quello che cazzo vuole, cioè nulla, e nessuno dice niente. C'è un apparato burocratico che siamo ai limiti, la gente non ne può più e non succede niente. Che succedono? Parole! Tutti quanti su social, su Facebook, tutti che hanno filosofia, tutti che parlano del nulla, tutti tuttologi sono. Sono diventati. Ma chi parliamo? La schiena dov'è? Gli attributi dove sono? Ma lasciateci stare, lasciamoci stare. Io mi incazzo, ne parlerò sempre, figurate, non mi fermo mai, ma so il risultato. Il risultato lo so. Non c'è niente. Tony, cambiamo argomento, parliamo di strutture chiuse, nel senso che noi ne parliamo continuamente. Questa mattina sulla Gazzetta del Sud c'è un bell'articolo. Una bella prima pagina sulle pagine della Mezza, scritto da Luigina Pileggi, che dice palestre chiuse, famiglie in difficoltà, molti ragazzi costretti ad allenarsi in altri comuni e anche fuori provincia, le mamme in sorgo, le strutture agibili la mattina per le scuole e impraticabili il pomeriggio per le società. È un controsenso questo, no? L'avevamo detto ieri, avantiere, poi ci vorrebbe di un brutto stamattina. No, nel senso che c'è l'articolo sulla Gazzetta, volevo... Insomma, cioè ieri che abbiamo detto sulle palette, abbiamo detto la stessa cosa. Avantiere con Bertucci che abbiamo detto la stessa cosa, tanto è vero che io ho detto a Bruno Bertucci, bro, con tutto il rispetto, lo abbiamo detto centinaia di volte, questo fatto, com'è possibile che ci sia questo paradosso, eccetera. Adesso anche le mamme insorgono. Ma scusate, mamme, siete insorte dove? Avete parlato con Luigina e ci avete mandato un coso. Ma telefonate e ci avete detto le vostre impressioni, da casa. Ma telefonate, scusa, allora lei è la signora X, va bene, signore, per le palestre che cosa mi può dire? Cioè, chi se avete fatto? Vi siete ribellate? Avete fatto gruppo? Avete creato un sit-in? Avete organizzato una giornata di protesta? Tutte le mamme? Lasciano il tempo che trovano. Scusatemi, ma è così. Avete detto, qua ci sono le interviste a quattro mamme che hanno dovuto sviscerare oggi le mamme il loro stato d'animo. Oggi le mamme sono con le fotografie sulla Gazzetta, ma vi ricordo che il giornale, il giorno dopo, si avvolge il pesce, non ne parla più nessuno. Ma Giova, io mi incazzo per qui, stiamo tornando alle discorsi di prima. Va bene, chiaramente, un giornalista fa il suo lavoro. Fa il suo lavoro,
corredato da foto. Voi avete mandato un giornale, che magari non state venuto male, vieni su questo giornale. Ma ci mancherebbe però altro. Quel problema di mare. Ma qual è un problema? Stop. Cioè, allora, le mamme insorgono. Insorgono che? Siete insorte? Dove? Che avete fatto? Che avete fatto di concreto? Se rilasciate interviste, lasciamoci, no? Guardate Carlo, io non voglio assolutamente mettermi a ridere, perché si tratta di una cosa seria e non voglio offendere nessuno. Però, ripeto, giustamente Giovanni, noi leggiamo il giornale, c'è sta bella apertura di pagina, giustamente diamo dignità ad ogni articolo, noi ci mancherebbe altro. Però non sono d'accordo, consentitemelo, lo so che magari sarò antipatico, ma è così. O no, Giovanni? No, no, perché dopo la vostra bella foto che è uscita sul giornale, il bell'articolo che è uscito della giornalista, vabbè, ci sta, però poi finisce là. E come ripeto, domani col giornale vecchio se ci avvolge il pesce e non se ne parla più. Invece fa bene tornare a dire, bene, avete fatto questo articolo, andate dal commissario, unitevi, unite le forze, i genitori, le mamme, e andate a parlare al commissario, se no rimane là una cosa ferma. Ma se non si fa rumore, se non si creano disagi, se non si alza la voce, non si ottiene nulla. Ormai questo commissario, questa trite commissaria, ormai la conosce, la conosciamo a meno dietro. Ha capito com'è il lametino, dottore. Ha capito com'è il lametino. Che siamo vocali, siamo e poi non c'è niente. Comunque, attenzione, ripeto. Mi piace, non mi piace la parola le mamme insorgono, no, le mamme rilasciano un'intervista incazzate per quello che sta avvenendo, ma insorgere è tutta un'altra cosa. Va bene, allora intanto a Capizzaglie, lampioni pericolanti nel quartiere Capizzaglie, è vero questo quello che dice l'associazione Capizzaglie, ma devo dire che i lampioni pericolanti sono un po' in tutta la città, noi ne abbiamo pure parlato, ne abbiamo parlato della villa. Ne abbiamo parlato sempre di questi lampioni che non sono sicuri, ne è caduto uno proprio davanti a un bar e bene o male che non c'era nessuno. Insomma, sono pesante, insomma. Però no? Voglio dire, adesso per esempio abbiamo visto qualche interventino, abbiamo visto anche con Giovanni, ma abbiamo fatto a meno di fare fotografie e cose, non devo valere la pena. Stanno mettendo a posto la zona semaforica dopo tanto tempo, dopo circa un anno, poi magari quando ci saranno, voglio dire, saranno installati definitivamente, magari andremo a fare qualche immagine, eccetera, perché è giusto che sia così. Però questa denuncia che parte da Oscar Branca, che salutiamo, e poi anche dall'associazione Quartiere Capizzaglie, ha una sua valenza, perché ripeto, i lampioni vorrebbero anche manutentati, perché su parecchi lampioni a Termini Cacaio, parecchi lampioni che sono caduti senza conto, come dice Albino, sono arruzzati, è vero? No Albe? Che cazzo? C'è questo? Scusa. No sono... Guarda qua. Allora qua c'è un articolo che dice plagio, reati prescritti per 7 presti, la denuncia presentata dalla Guardia di Finanza dai concorrenti esclusi, erano accusati di aver copiato su internet per superare il concorso. Mandovemi tigli. Il concorso per diventare dirigenti scolastici, eh? Sì. Giovanni. Ma scopiazzi sui siti web, eccetera, ma guarda, ma come si ha? Ma come si fa? Va bene. Poi, reato prescritto, attenzione, modestamente vero, in Italia. Le cose si allungano e poi viene prescritto per scadenza di termine. Non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. Stiamo parlando del 2011, siamo nel 2017, prossimamente nel 2018, sono passati... Amore mio, 2011. Siamo nel 2018. È 2018, siamo nel 2019, sono 7 anni, arriviamo a 8 anni fra poco. Insomma, voglio dire,
è incommentabile. Come quando abbiamo letto con Giovanni qua spesso e volentieri i concorsi per avvocati, addirittura magistratura. Ma come mi pare, non paga niente nessuno, cioè praticamente intervenuto a prescrizione. Ciao, sono passato, cioè praticamente sono cacciato dalla magia a mezzo, come direbbe mio nonno. Infatti questo articolo in prima... Con un nulla di fatto, è vero, praticamente non è successo nulla. Poi qua c'è un articolo dell'aeroporto, è stato sospeso l'avviso pubblico della SAG, parliamo della pubblicità cartellonistica che c'è all'interno e all'esterno dell'aeroporto di Lamezia Terme, accolta dal TAR la richiesta della società PubliM, udienza di merito a gennaio. È una... Siccome c'è il bando... Non è che è una cosa che interessa alla popolazione, eh. Comunque è una... C'era un bando. È una notizia. C'era un bando che probabilmente non era tanto regolare. Adesso con la televisione, noi con i nostri potenti mezzi, è vero, stiamo organizzando, dobbiamo andare negli Stati Uniti con Giovanni, precisamente a Cap Kennedy... Una volta si chiamava Cap Canaveral, perché abbiamo saputo che nelle prossime settimane Potere al Popolo lancerà l'osservatorio ambientale. Quindi sarà un evento, è vero? E parte da diamo là, no, perché lanceremo l'osservatorio ambientale. Quindi si effettuerà questo lancio di questo satellite e quindi siamo curiosi di sapere, di vedere, di essere, diciamo, testimoni, è vero? Allora, signor Giovanni, bene, ma a che punto siamo? Abbiamo finito, abbiamo finito, sono i 15 d'Albino, ha raggiunto. Ah, ecco, bravo. È giusto, e deve stare attento, lui a partire dalla squadra. È attento, è una cosa impressionante, sia pure i conti dei tempi. La Calabria ha conquistato, è vero, anche in un altro campo, è vero, il famoso bollino nero, cioè siamo primi in classifica. Da di sotto però, no? Sì. Partendo da sotto. Sì, praticamente stiamo parlando di droghe. Cioè, siamo i primi in classifica partendo da sotto, ecco, questo volevo dire. Consumo di cannabis al primo posto, ma è boom di cocaina, perché noi non ci facciamo mancare nulla, modestamente, dato che è sordi, no? Uno... Pensate che la Calabria è la regione con più disoccupati, con reddito più basso, però è più alto nel consumo di droga e cocaina. È veramente... No, strana cosa, no? Un paradosso, ma è così. È strana cosa. Noi, te ripeto, non ci facciamo mancare modestamente nulla. Nella regione è in aumento anche i casi di trattamento per droghe pesanti. Beh, vabbè. E che vuole? Cioè, abbiamo sta disgrazia. Non io ricordo che chi fa uso di droghe non fa altro che arricchire la malavita e l'andrangheta, perché se voi non comprate, quelli non fanno soldi. Se voi comprate queste droghe, qualsiasi genere, vabbè, però, Giovanni, arricchite l'andrangheta. Partiamo però dall'inizio, perché una volta che tu cadi... Contribuiscono ad aumentare il reddito. Sì, ma se tu cadi, voglio dire, in questo tunnel, ma bisogna stare attenti. Il problema allora dei genitori, dei professori, della scuola, no? Cioè tutti devono stare con gli occhi aperti. Tutti con gli occhi aperti, tutti gli occhi aperti. Io ricordo sempre che ci fu un prefetto che venne tolto da Perugia come prefetto, che si permise di dire: se un genitore non si accorge che il figlio è strano, vuol dire che un genitore è fallito. E io condivido quello che disse Repucci. Salutiamo il nostro caro, siamo orgogliosi di avere un amico come il prefetto Repucci, sul quale siamo stati sempre d'accordo.
siamo andati sempre controcorrente, e, ci confermiamo. E ci fu un ministro che lo tolse dall'incarico a Perugia per aver detto questa frase. Signori miei, che volete voi? Ciao Albero. Si è preparato Donovan già. Il 26 ottobre prenderai via il festival dei scrivo 3.0. Come ha detto? Il 26 ottobre prenderà il via il festival dei scrivo 3.0. Ma chi sta qua? Chi sta qui? Una H, chi è? Scrivo. Allora perché dici scrivo? Scrivo, io ho detto io. Non scrivo. Quella c'è, scrivo. Ecco per convento, Hai capito? Va bene. Com'è a via del 27 ottobre? Un'altra volta. No. Tippi, teatro di... Vogliamoci bene. Vi lasciamo dal vino. Ciao. E preghiamo le istituzioni riguardo a questo flagello. Speriamo a cui assistiamo. Speriamo che non succederà niente. Di intervenire, io, certo, c'è tanto da fare. Figurate, non è che avete la bacchetta, ma ci mancherà. Dopo ci vuole un lavoro immane. Certo. Però almeno pure la soddisfazione come vediamo cominciare. Possiamo dire qua in rassegna stampa sono iniziati i lavori di manutenzione. Sarebbe una notizia bellissima. Ma si fa un appello, no? Donne, si fa un appello a tutti i cittadini. Chi può partecipare a fare questo lavoro, polizia nei ummeri, che ci sono, che si vengono un giorno d'acqua e poi schicciano. Ma appello a chi? La cittadinanza? Partecipano pure i cittadini, subito scappano. Donne, per cose, con questa notizia possiamo passare. Brava dal bene. Hai fatto un appello buono. E mo piano. Oh comare, bella mia, aiutatemi a trovare, a rubare un galluzzo, me la rubare non sa giù un po'. Chicchiricchi, chicchiricco, me la rubare non sa giù un po'. Chicchiricchi, chicchiricco, me la rubare non sa giù un po'. O comari, se guardate, le galline mia sono all'otto, sono tutte variate, calo all'otto non torna mai giù. Giro per qua, giro per là, lo galluzzello io non lo trovo giù. Chicchiricchi, chicchiricco, mi la robare non sa giù fu. Chicchiricchi, chicchiricco, mi la robare non sa giù fu. Alle 4 la mattina lo galluccio mi svegliava, io mi alzavo, poi partia e momo non mi risveglia mai giù. Chicchiricchi, chicchiricco, si va a mangiare non sa giù buco. Chicchiricchi, chicchiricco, si va a robare non sa giù buco. Adonai allo capone, dove è tane mondezze, e ti metti i suoi pegni tra un giornale con giù da così. Chicchiricchi, chicchiricco, se lo mangiare non sa giù fu. Chicchiricchi, chicchiricco, se lo mangiare non sa giù fu. A posto. Allora io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo sempre se Dio vuole domani mattina, lo sono tornato. Ciao a tutti.